Ciao, buongiorno, sono Giorgia e benvenuta nel mio canale. Io parlo in questo canale parlo di leggi di attrazione, di magia, di come usare la nostra energia femminile per sentirci più forti, più sicure di noi stesse e soprattutto per creare la realtà che vogliamo. In questo video ti voglio svelare tre miei segreti con cui praticamente ho alzato le mie vibrazioni e quindi sto riuscendo ad attirare nella mia vita quello che desidero, quindi esperienze piacevoli, persone, cose bellissime. E quindi ti voglio dare questi miei tre trucchi molto top secret attraverso cui tu puoi fare lo stesso. Però prima di continuare ti invito ad iscriverti al canale, cliccando iscriviti qui sotto e anche toccando la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video tu verrai avvisata. Se anche tu sei una persona a cui piacciono le cose belle, che vuole attirarsi persone piacevoli, che vuole avere una vita avventurosa, entusiasmante, allora questo video è per te. E lo sto facendo perché molte volte le persone vengono a dirmi: Giorgia, ma come fai ad essere sempre così gioiosa? Come fai ad avere insomma questa vita così entusiasmante? Allora ti racconto brevemente la mia storia. Io prima ero una persona che diciamo aveva una vita che non era soddisfacente, che si lamentava in continuazione, che cercava di conquistare, di arrivare ai suoi obiettivi, però lottando, facendo le cose con forza, dicendo io voglio questo, 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 però poi non arrivavo a nessun obiettivo. Poi, grazie ai miei mentori, quindi Greg Braden, Bruce Lipton, Ralph Smart, i miei coach José Anna Maria e a tanti altri video, letture che ho fatto, ho scoperto che noi praticamente viviamo in un universo che è fatto di energia, è fatto di vibrazioni e che le vibrazioni che stavo emanando nell'universo, che erano quelle di ansia, perché quando vuoi una cosa, no? E la vuoi con tutta te stessa, molto spesso sei ansiosa di raggiungerla, no? Oppure ti fai tanti problemi, oppure inizi a farti anche dei dubbi, no? Sul fatto se puoi raggiungere quella cosa o meno. Quindi io stavo facendo un sacco di fatica e ho scoperto che il nostro universo invece vibra con delle frequenze altissime e che se volevo attirare a me le persone, le esperienze, situazioni belle e piacevoli, avrei dovuto alzare le mie vibrazioni, quindi non più emanare nell'universo vibrazioni di lamentela, di paura, di angoscia, di dubbio o di rabbia, ma elevare le mie vibrazioni attraverso, diciamo, attraverso vibrazioni di gioia, di entusiasmo, di felicità. E ho detto: ok, va bene, su questo ci siamo, ma come lo faccio in pratica? Quindi stammi a sentire perché adesso ti svelo i miei tre segreti con cui io alzo queste vibrazioni e riesco come una calamita, perché noi siamo dei magneti, riesco come una calamita ad attirarmi tutto quello che voglio, che può essere anche l'abbondanza economica, perché no? Allora, il primissimo modo in cui io alzo le mie vibrazioni e riesco ad attirarmi quello che voglio è attraverso la gratitudine. Esatto, hai capito bene. La mattina, appena mi sveglio, dico grazie, grazie universo perché mi hai dato un'altra giornata e posso ricominciare da capo. Grazie universo perché mi hai dato questo corpo attraverso cui io sperimento delle cose bellissime, come per esempio mangiare un dolce o mangiare la frutta, oppure attraverso cui io danzo, quindi che mi permette di muovermi e di farmi stare bene, che mi permette di allenarmi. Inizio a elencare tutta una serie di cose per cui io sono grata. La gratitudine emana nell'universo un'energia di vibrazione altissima e quando l'universo vede che noi siamo grati, ci dà ancora di più di quello che noi già abbiamo. Quindi inizia ad essere grata o grato per quello che già hai e vedi i miracoli, letteralmente miracoli, succedere nella tua vita. Il secondo modo attraverso cui io alzo le mie vibrazioni è il ballo. Come ti ho detto prima, sono una danzatrice, quindi praticamente io ballo in continuazione. Ma non devi essere tu per forza una danzatrice o un danzatore per sperimentare quanto la danza ti fa sentire bene. Il problema è che noi passiamo troppo tempo seduti alla scrivania, in ufficio, torniamo a casa, ci torniamo con la macchina. Che bello un uccellino!
torniamo a casa e torniamo in macchina, arriviamo a casa e ci sediamo sul divano, quindi stiamo sempre seduti. Il segreto invece per alzare le vibrazioni è usare il nostro corpo. Quindi come lo usiamo questo corpo? Lo puoi usare in tanti modi, in realtà puoi usarlo anche facendo pesi in palestra, facendo esercizio, andando a correre, però la musica è quella che a me personalmente mi dà più energia, perché la musica scatena le emozioni dentro di noi, ci fa sentire vivi. Quindi tu devi soltanto provare, non ti sto dicendo che devi andare a fare un corso di danza. Fai una cosa, la prossima volta quando torni a casa dall'ufficio, invece di buttarti sul divano, chiuditi in camera tua, metti la tua canzone preferita a manetta, come dico io, alzala a tutto volume oppure te la metti nelle orecchie e inizia a ballare per 5 minuti almeno, lasciandoti andare completamente. Sono solo 5 minuti, non dirmi che non hai 5 minuti di tempo per ballare, perché altrimenti non stiamo facendo niente. Sperimenta questa pratica e poi fammi sapere come ti senti. Il terzo punto, sul terzo punto avevo un po' di dubbi in realtà, perché ci sono tante cose che faccio, adesso le sto comprimendo per fare un video breve, ma volevo dire meditare. In realtà però la gratitudine è già una forma di meditazione, quindi ti dirò il mio terzo segreto, che è, rullo di tamburi, mangiare a base vegetale integrale. La mia vita è cambiata da quando io non mangio più prodotti animali, non mangio più animali. Esatto, perché gli animali dentro di sé portano delle vibrazioni molto basse, in quanto gli animali ad oggi sono allevati in degli allevamenti intensivi, non vedono mai la luce del sole, vengono letteralmente torturati, picchiati, quindi portano dentro di sé tante vibrazioni negative. E se tu, noi, siccome noi siamo quello che mangiamo, se tu mangi questi, loro le chiamano carne, ma se tu mangi questi esseri senzienti che hanno comunque un cuore, piangono, ridono, però vivendo in questa vita ingabbiati non riescono più a gioire, praticamente loro incamerano tanta sofferenza e tu mangiandoli incamererai la loro sofferenza. Io te lo dico perché l'ho sperimentato su di me. Prima ero una persona estremamente ansiosa, dubitavo, avevo tanti dolori fisici proprio alle gambe, alle ossa, avevo mal di gola. Da quando ho smesso di mangiare prodotti animali sono cambiata tantissimo, le mie vibrazioni si sono alzate tantissimo. Quindi se vuoi iniziare ad alzare le tue vibrazioni, a sentirti anche più energica, ad avere più energia nella tua vita, inizia piano piano, non subito, a sostituire tutti i prodotti di origine animale con quelli a base vegetale. E poi mi vieni a dire come ti senti. Ok, quindi abbiamo detto, facendo queste tre semplici cose, quindi esprimendo la gratitudine, magari è meglio la mattina appena sveglio, ballando e mangiando, iniziando comunque piano piano a sostituire i prodotti animali con quelli vegetali, vedrai che alzerai tantissimo le tue frequenze, le tue vibrazioni e inizierai ad attrarti le esperienze piacevoli che hai sempre sognato, viaggi, avventure, persone piacevoli. È tutto lì, devi soltanto alzare le tue vibrazioni e ti ho dato tre metodi potentissimi per farlo. Bene, per questo video è tutto e ricordati di mantenere le tue vibrazioni sempre belle e alte. Ciao, un bacione!